E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo in macchina, qui dietro c'è la mia ragazza che dorme come un pesce e stiamo aspettando loro lì che fanno un bancomat. Oh, sei sveglia? Ci vediamo dopo. Noi siamo qui, le donne se ne vanno e noi ne aspettiamo la fine. Facciamo la fine. Infinita. Ma vi sembra normale che sono venuti qui con l'infradito e adesso si sono messi le scarpette da mare? Allora, aspettate un attimo, sentiamo il loro ragionamento, dite. Queste scarpe sono raccogli. Quindi gli scogli sono rocce e quindi sono le rocce perfette. Si trovano in natura. E quindi vaffanculo. Questa è. Tu cosa hai da dire? E quindi bok. Che significa? Ciao, credo. Ragazzi, adesso affittiamo una di queste barchette e ci andiamo a fare un giro lì. Che piccolo. Ciao. Va? Ragazzi, questo posto è bellissimo, abbiamo affittato questa barchetta e ci facciamo il giro di tutto il lago. Questo è uno dei tanti laghi, questo si chiama Lago Alto e vi prego di guardare. Ragazzi, noi stiamo camminando in questo fantastico posto, andiamo girando e adesso arriveremo alle cascate principali, che sono quelle più grandi. È bellissimo, spero che le clip rendano quanto la realtà. Le cascate sono laggiù e qui arriva anche un po' di patina d'acqua. Ragazzi, ho una ragazza violenta, ragazzi o una ragazza? Sì, manda a cagare a tutti. Come devo fare? Oh ragazzi, siamo a casa, siamo a pezzi, siamo distrutti. Adesso prepariamo la cena e mangiamo. Poi dopo usciamo, andiamo a farci un giro per Zara Vecchia e vedremo un po' cosa c'è. Abbiamo distrutto una cucina, ma almeno si mangia. Ed eccoci qui ragazzi, forse avrei dovuto dire all'inizio del diario di un viaggio che le clip finali di ogni video le avrei registrate io davanti al mio computer mentre renderizzavo la color, dato che le ho dimenticate praticamente in tutti i giorni e ragazzi, questo mi rende tantissimo a disagio. Scusatemi tanto, ma colgo l'occasione per dirvi che questo viaggio e questa giornata è stata qualcosa di memorabile. Questo parco dove siamo stati si chiama Plitvice e dista circa 200 km da Zara Vecchia. Ragazzi, se andate in quella zona dovete assolutamente andarlo a vedere e munitevi di tanta pazienza, scarpette da ginnastica buone, perché ragazzi si cammina davvero tanto. Abbiamo camminato per circa 10 km e siamo riusciti a vedere solo metà parco. Vi lascio immaginare quanto è grande e quante cose ci sono da vedere. Spero che le clip abbiano reso abbastanza e non sembra tutta la stessa cosa, ma ragazzi era qualcosa di incredibile. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per una mappa completa di Plitvice praticamente, dove vi illustra tutte le varie strade, tutte le varie linee.
ce ne sono, mi sembra, una decina, e ragazzi, una più tortuosa dell'altra e lunghissime ognuna di esse. Ragazzi, purtroppo il video finisce qui, spero che questo vi sia piaciuto, vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video, seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter, ma soprattutto su Instagram, perché ragazzi sto caricando praticamente una foto al giorno e dovete assolutamente seguirmi. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo mercoledì prossimo con il Diario di un Viaggio 5, ma precedentemente domenica prossima, sempre qui sul mio canale YouTube.